Eccoci qua, buonasera. Un'altra serata sta per iniziare, un'altra serata. Sta arrivando un altro personaggio in realtà, no? Giovanni. Giovanni. Che trovo lo brutto che ho avuto. Prego. Buonasera, signore. Buonasera, signore. Bene, tutto a posto? Stiamo scherzando però stasera. Allora, Nicolò Cage. Via prima di siamo troppo diversi. Come sesso samba. Come che ha fatto bene? Allora, poi Joe Biden. Ci metto qua. Giada, Binette. Stasera hai fatto l'americanata. Aspetta, rifare, rifare la tunica bagnata, tunica fortunata. Non ti ho dato di fiori, ti ho dato dei limoni. Ah, ok. Cos'è che dicono i Club Dogo? Una boccia di Don Pero. Grande, okay. Grossa come un figlio. Questo leone è Joe Biden in Italia. Joe Biden. Sei arrivato. Rifacciamo come se non fosse già successo. Sapete che leggiamo i nomi Nicolò Cage. Qui dove sei te? Qui dove sei te? Rifacciamo. Guido Driver! Leggi cosa c'è scritto. No, no, non questo, scusa. Giada! Giada, Cugelau! Autoproclamato chef della serata. La signora. La signora. Signora Dio Moia. Ma che non è leggenda. Ne bevo una San Sixth. Grape. Grape. Troy Bolton. Poi. E ora il bevere. Alice. Un trono. Chiamo Franco. Non so più chi di prendere. Guardate la forza con cui cuoce questi. Ma con che cura li gira, con che cura li cuoce. Cotti a puntino. Gioca. Un'altra cosa, ma che cuoco? Guardiamo l'atto magico, esatto, delle ditine, bravura del ragazzo. Cioè, io non sarei in grado di mettere dei cazzo di fette di cheddar in hamburger. Questo così modo. Lui lo sa fare invece. È una poesia, guardate. Cos'è che non sa fare sto ragazzo? Guardate, guarda la perfezione.
Guarda, guarda, li sta posizionando sul piatto. Padella pulita senza neanche un segno di bruciatura. E quattro hamburger in un fottutissimo piatto di cartone, tutti assieme. Quindi mettiamo l'olio e adesso scaldiamo il pane. Allora, questa cena è una cena a tema americano. Ha avuto l'idea Francesco, che è tornato da Madrid, da Spagna, dove lavora, vive, studia. Sta facendo tutto lì praticamente da un po' di mesi. Continua a andare, tornare. Però il suo cuore è sempre qua, cazzo. In mezzo ai suoi amici, la sua famiglia, a tutti quelli che gli vogliono bene, esatto. Per fortuna che ci sei, Francesco. Cioè, poi anche lui è capace di fare una cazzo di cena in una fottuta taverna che sarà un po' di quanti quadrati, stanno 20-30 persone. Ma al contrario, cretino, contrario. Pane, hamburger, hamburger e pane, pane, hamburger, hamburger e pane. Guarda come mette il pepe, pura, che eleganza. Guarda che bravo, che bravo, che spagnolino. Sì, esatto, perché lui taglia tutti i video. Taglierà anche questa parte. Esatto, guarda, impara solo un secondo per ciascuno. Ciao, Wango! Il frangone non sei troppo bello. Ma sai cosa ti dico dentro al giusto? Una cosa americana, bro. Se finire con la fine Doritos. Peroni, per noi! Bevare! Io sono un video driver. Guarda qua Chiara. Guarda qua Chiara. Già da pinche. Ciao. Abbracciarti ancora. Occhio al drop, occhio al drop. Guido driver! Dimmi. Franco ha detto c'è americana, guarda qua, pane e acqua. Grazie Franco, grazie. Non quello del bicchiere, bro. Non quello del bicchiere. Eravamo io e te, una battuta. Cine, Franco, come sempre, adesso. Andrea, tu vuoi un tormento giusto? Sì, vabbè. Adesso si chiara, adesso si. Troppo zucchero. Vero. Massa e Andrea. Ho fatto vedere il video dei miei di Capodanno. Ma male. Mi viene mal di testa guardare il tuo video, tutto movimentato. Franco, Joe Biden. Franco! Franco, attento! C'è acqua. Ok, vai, sono pronta. Praticamente un giorno, una sera più che altro, siamo andati a comprare Gianluca Vigo, che è un ragazzo che conosciamo, che è anche il mio terzo cugino. E ma veramente? Sì. Forse lo sapevo. Abbiamo, insomma, fatto il compleanno, abbiamo bevuto mare, Coca-Cola, roba. Andiamo tutti insieme a giocare. Francesco a un certo punto, boh, aveva il singhiozzo. Andiamo a nascondire, ci siamo nascosti dentro il campo di pannocchi. Dov'è Francesco? Non ti piaceva? No. Francesco, trovato! Oddio, ma... Andrea scatafratto. Aspetta Franco, sorridi. Franco, sorridi, Franco. Mamma mia! Vai Franco, ballo della scimmia. Cos'è? Madonna, cos'è? Un macello! Ha sentito Ruti ovunque. Mi sento quasi in colpa non ruttare sta strada. Aspetta, Andrea, tu cosa pensi? Cioè, outfit americano stasera, Franco Piccinetti, cioè maestro Shaolin, Franco, c'è un cazzo di maestro Shaolin, Francone. Ma come ti
Operazioni per rivitalizzare il mio telefono che ho appena annegato. Voglio vedere i vostri. Va bene, dai, devo dire che sono io l'unica protezione. C'è il cheddar di dentro. Mamma mia, è quello che non scende, c'è il suono. C'è Riccardo. Riccardo, mamma che belli. Come disse? Come disse? Copperi. Dai, dai, avete finito. Dai, era con me a filmare gli autografi, lo giuro. Perché sei leggi? Tre rimasti della Maria. I tre moschettieri. Dopo tutto quello che abbiamo mangiato, un po' di latte caldo. Slurp. Ho capito cosa sono incredibile. Ma la cena continua. Non è mai finita sta cena. Sembrano proiettili. Guarda la camicia americana, fra. Oh, quante stecche dai, fra. Su. La nonna che lavora. Mamma mia, caro. E via di nuovo caldo qua dentro la sauna. Cosa ha detto mia mamma quando mi ha visto? Mamma mia, puzza di giusto, abbassa te. Vedo per il fattorino. Fa caldo qua, eh. Fa caldo di nuovo. Cazzo, se fa caldo, eh. Mangia giù, mangia. Adesso mangia su. La serata termina così. Fidatiti. Latte. Sto arrivando, ragazzi. No, vedi. Stiamo esagerando. Alla fine sarà tutto un secondo di ogni clip. Esatto. Tutto tagliato. Allora, questo è un bonus. Porca miseria, di questo video che sta accadendo il giorno dopo. Sono entrato in cucina cantando sesso e samba, sesso e samba. Mentre cantavo la bocca aperta, sento qualcosa che mi va di traverso, tipo che ho fatto così, sputo, faccio. Guardate cosa è uscito dalla mia bocca. Una zanzara. Perché sempre a me?